Io sono Nomafia. Loro sono Nomafia. Io sono Nomafia. Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste dopo l'incubo della strage di Capaci. Ancora notizie drammatiche e tragiche ci giungono da Palermo, e come si temeva e come la mafia aveva già sentenziato, obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino. Sono le 21:10, Costanzo e Maria De Filippi salgono sull'auto. Percorrono appena un centinaio di metri prima di svoltare a sinistra su via Boccioni. 27 maggio 1993. Poco dopo l'una di notte, in via dei Georgofili a Firenze, a 2 passi dalla Galleria degli Uffizi, esplode un'autobomba. Il giorno dopo ancora brucia. Sono da poco trascorse le 23 del 27 luglio del 93 a Milano, quando è stata la scorsa notte una notte di sangue. 3 attentati contro la Repubblica. Il primo a Milano alle 12:15, gli altri 2 a Roma alle 12:04 e alle 12:08. Thank you.
sono No Mafia. Io sono No Mafia. Thank you.
che sono gravi, sono gravi, ma in basso di qua, per prego, no, è cruciale. Ma cosa mi avete fatto? È l'amore. Capisci però? Sono largo di fare, andiamo. Restano tre, e poi ci sono quattro. Io ci sto proprio. Andiamo così, via, live. Sì. Buongiorno a tutti, benvenuti al terzo appuntamento della Benefit in Italia. La direttiva investigativa antimafia per il canale della sua istituzione. Cilona. Per fare qualcosa di diverso e qualcosa di più rispetto alle solite manifestazioni e giornate di celebrazione che normalmente si svolgono. Abbiamo deciso di fare qualcosa di impegnativo, andare sul territorio, andare in tante città, saranno 22 città che faremo, e spiegare verso una itinerante quali sono i compiti della via, le sue funzioni, per cui è nata e che cosa sta facendo e che cosa vuole fare nel futuro. E stiamo facendo tutto questo perché sentiamo l'esperienza di spiegare ai giovani generazioni, ai ragazzi a cui si è aperta la mostra, ma anche ai nostri referenti principali, quindi le istituzioni locali e anche in la magistratura, i nostri referenti delle istituzioni di qualsiasi ordine e grado, spiegare in questo momento secondo noi il vero pericolo che andiamo ad affrontare. Le mafie non sparano più con esplosivo, non si comportano più come 30 anni fa durante il periodo stragista, ma sono un momento di sommersione, non sono sconfitte, non sono totalmente debellate, anche se vivono dei momenti di grande difficoltà, ma in questo momento cercano di occupare spazi nell'economia, nelle città, cercano di fare quello che hanno sempre voluto fare, quindi fare soldi, acquisire potere attraverso capacità di investimento e di riciclaggio degli ingenti proventi del traffico di stupefacenti, e in questo modo riuscire a accumulare ricchezza che poi si tramuta per loro in potere. Quindi ringrazio tutti quanti gli operatori che oggi tratteranno un tema che a me è particolarmente caro, sempre cercato di trattarlo anche in diversi altri ruoli che ho svolto in passato, che è quello del ruolo della religione. La lotta alla mafia, io ritengo che le religioni possibilmente intese possono avere un ruolo importantissimo di un contrasto alle organizzazioni mafiose. Quando ho fatto il questore in sede ho trovato al mio fianco, erano zone di particolare importanza per il contrasto alle organizzazioni mafiose, ho trovato al mio fianco sia la Chiesa Cattolica, sia i vescovi, sia i parroci, ma anche le altre congregazioni religiose che sono sempre dimostrate particolarmente sensibili su questo profilo. E oggi avremo qua anche il nostro frate Cecchini, il presidente della Pontificia Accademia Mariana, che ci spiegherà quanto queste problematiche sono entrate anche nel cuore di Sua Santità e che cosa sta facendo la Chiesa Cattolica per contrastare le mafie in ambito nazionale ed internazionale. Ringrazio tutti quanti i relatori, tutti quanti gli ospiti che faranno dei saluti introduttivi, e vorrei però invitare tutti quanti, visto che siamo ad Agrigento, visto che la questura di Agrigento ha subito in questi giorni un gravissimo lutto, in quanto un assistente capo della questura che era in missione in Sardegna per una fase addestrativa è rimasto tragicamente ucciso in un incidente operativo. Vorrei chiedere a tutti quanti voi, in apertura del convegno, poi lascerò la parola
al moderatore, al dottor Franco Castaldo, un attimo di raccoglimento in memoria dell'assistente capo Sergio Nicoreto della Questura di Agrigento. Buongiorno, grazie direttore, grazie per l'intervento, grazie per il grande atto di sensibilità rivolto al nostro Sergio, grazie anche per avermi affidato questo incarico di moderatore che ho accettato con grandissimo entusiasmo. Prima di cominciare il convegno con un eventuale dibattito sul tema l'influenza della religione nella lotta alla mafia, cominciamo con dei saluti istituzionali. Comincia il presidente dell'ente parco, l'architetto Roberto Sciarratta. Buongiorno a tutti, un saluto da parte di questa istituzione che ha l'onore oggi di ospitare questa manifestazione molto importante. Quando ci è stato proposto l'anno scorso non eravamo così sicuri che si potesse arrivare a quello che si sta facendo oggi. Questo è un motivo ancora di felicità unito al natura della manifestazione che ci riporta a uno dei nostri obiettivi come istituzione culturale e quell'educazione permanente a 360 gradi che non solo riguarda il mondo culturale e archeologia o il paesaggio, ma riguarda il mondo delle istituzioni, quello che lo Stato fa per rendere questo nostro paese un paese sicuro dove è possibile vivere in ottemperanza alle leggi e con l'obiettivo della crescita. Per questo è il nostro onore avere potuto offrire questa nostra sala di Zeus per poter celebrare la nascita della DIA, questa istituzione che tanto ha fatto e continua a fare per debellare questo cancro della mafia, e noi siamo felici e soprattutto perché questa manifestazione è stata anche accompagnata da una apertura verso le scuole e quindi riprendiamo quel discorso di educazione permanente perché i giovani, il mondo giovanile è il mondo futuro ed è queste opportunità, un'opportunità di crescita a partire anche dalla loro cultura e istruzione. Grazie a tutti. Grazie, architetto. Adesso la parola al prefetto di Agrigento, la dottoressa Maria Rita Cocciufa. Buongiorno e grazie. Grazie di questa bellissima occasione. Grazie di aver scelto questa città, questa provincia, per un evento così importante che la DIA è in qualche modo il cuore pulsante di tutta un'attività che in questi anni, per quella straordinaria intuizione del giudice Falcone, ha dato un contributo importantissimo nella lotta alla criminalità organizzata. Un contributo a livello investigativo, ma un contributo, se posso dire, anche a livello di capacità di cogliere fenomeni, di leggerli, di interpretarli. E per quanto riguarda anche le nostre attività proprie dell'istituzione che rappresento, un contributo veramente
importantissimo e che lo sarà ancora di più a seguito di queste nuove disposizioni introdotte recentemente, che anche per quanto riguarda la prevenzione e l'attività di prevenzione volta proprio a monitorare le aziende che operano nel territorio, sicuramente in questo campo che è così delicato e così difficile, che comporterà anche il coinvolgimento preventivo, la comunicazione preventiva nei confronti dell'azienda, l'attività e il contributo della DIA sarà assolutamente determinante. Quindi io sono molto lieta di questa scelta, di questo momento di riflessione, tra l'altro su un tema proprio in questa città, perché questa è la città, ricordiamo, in cui nel 1993 San Giovanni Paolo II ha lanciato veramente una sorta di guanto di sfida alla criminalità organizzata. E quello ha costituito un momento, quasi una sorta di spartiacque. Prima c'erano state le stragi di Capaci e di Via D'Amelio e qualche anno prima la morte del giudice Livatino, l'assassinio di Livatino. E questa è anche la provincia del giudice Livatino. Quindi la Chiesa qui è una Chiesa che, per quello che, come diceva anche il direttore della DIA, è una Chiesa molto attenta, molto presente, molto collaborativa, che a volte dà una mano anche al prefetto. Ecco, questa è una cosa molto importante, la dico veramente con grande soddisfazione. Ribadendo quello che spesso mi trovo a riferire in queste occasioni, se vogliamo veramente capire certi fenomeni, quindi contrastarli adeguatamente, dobbiamo fare quello che io chiamo sempre, scusate se mi ripeto, un grande lavoro di squadra che coinvolge anche la Chiesa. Quindi grazie alla DIA, grazie anche come dire, per questo punto, perché credo che ascolteremo degli spunti, delle relazioni assolutamente interessanti su un tema su cui credo che abbiamo molto da riflettere tutti e da imparare sicuramente. Grazie. Un grande ringraziamento al prefetto di Agrigento, di Rita Cocciuffa. Adesso, sostituendo il sindaco di Agrigento, Francesco Micci, che non è potuto venire, prenderà la parola l'assessore Francesco Picarella. Grazie. Buongiorno, porto il saluto della città di Agrigento a questo importantissimo convegno, i 30 anni della DIA. Porto il saluto anche del sindaco della città, Franco Micichè, che purtroppo non è potuto essere presente e quindi mi ha chiesto di sostituirlo in questo importantissimo momento di confronto che in questa meravigliosa sala, diciamo, oggi ci porterà ad una riflessione importante su quello che è il ruolo della Direzione Investigativa Antimafia, e mi unisco al saluto alle parole del prefetto nella grande importanza appunto di questa istituzione istituita 30 anni fa, che ha portato grandissimi risultati in termini di legalità e soprattutto di contrasto appunto a tutte le mafie. Sono particolarmente contento che questo convegno si svolga qui in questa città e quindi siamo assolutamente come città orgogliosi di questo, e sono anche molto contento che questa mostra sia prevalentemente indirizzata a quello che è il ruolo dei giovani di oggi e quindi alle scolaresche della città e della provincia. E quindi a loro ci dobbiamo rivolgere nel cercare appunto di sviluppare quelle che sono le buone pratiche, perché sono i giovani, i ragazzi, il futuro, il nostro futuro e il futuro di questa terra. Io ogni giorno ho un figlio 14enne, quindi cerco in qualche modo, e mi auguro che anche tanti altri genitori possano fare altrettanto, a ribadire quelli che sono tre concetti fondamentali: la disciplina, l'impegno e il rispetto. E queste tre parole sono racchiuse sicuramente in tutta l'attività che svolge la DIA, così come tutte le istituzioni a supporto della direzione investigativa. La disciplina, perché nasce naturalmente da quello che è un po' anche quello che diceva il nostro amato giudice Livatino, diceva: non bisogna essere
non è necessario essere soltanto credenti, ma essere soprattutto credibili. L'impegno delle istituzioni a servizio dello Stato, come appunto la Direzione Investigativa Antimafia, ma così come tutti i corpi militari a supporto, e il rispetto appunto delle istituzioni. E qui appunto con questo augurio che voglio fare ai giovani della città, ma anche a quelli della provincia, ringrazio appunto per aver scelto la nostra città, che darà sicuramente questo convegno appunto uno spunto importante per il proseguo della lotta a tutte le mafie. Grazie. Grazie all'assessore Francesco Picanello. Prima di cominciare il convegno, il dibattito sul tema l'influenza della religione nella lotta alla mafia, invito il dottor Nunzio Sarpietro, che è il presidente dell'ufficio del GIP del Tribunale di Catania, per un suo ricordo personalissimo del giudice Rosario Livatino. Buongiorno a tutti e ringrazio vivamente di poter prendere la parola in un consesso così eminente che tratta un tema di straordinaria importanza. Gli auguri alla DIA per il trentennale, perché hanno portato in tutte le province, in tutta Italia, un lavoro di grandissima specializzazione nella lotta alla mafia. D'altronde la DIA nasce 30 anni fa, poco dopo la morte di Livatino, uomo integerrimo, magistrato profondo e solo. Parlare di Livatino è difficilissimo, perché era un uomo schivo, lontano dai riflettori, non rilasciò mai interviste. Lo conosciamo attraverso le sue agende e due scritti, di cui uno mirabile che risale al 1986, un altro era del 1984, in una conferenza che illustrò l'idea del giudice, del primato della legge e l'importanza di un giudizio che sia contemporaneamente punizione, perdono e riabilitazione. Si pose i primi problemi del primato della legge, il problema del sumus ius summa in iuria, fino a che punto il giudice nell'interpretazione della legge deve anche un po' travalicare il dettato legislativo quando questo si pone in contrasto col diritto naturale, per esempio, o con le libertà fondamentali, quale quella di religione. E cominciò ad affrontare allora il primo tema scottante, che era quello dell'eutanasia. Ecco, Livatino non era un timido, era uno che parlava quando era necessario, ascoltava tantissimo. Abbiamo vinto il concorso con lui lontano 1978, quindi lo conosco da 40 anni, però posso dire di conoscerlo poco, perché non frequentava, non aveva grandi afflati sociali. Rifuggiva da tutte quelle che erano i club service, le interviste, le riunioni, ma non per snobismo, lo faceva per mantenere una totale indipendenza, perché 40 anni fa, quando sono andati in magistratura, i vecchi magistrati dicevano: il giudice deve essere come una vestale, pura nella sostanza e deve apparire pura. Livatino aveva questa idea, il magistrato puro che deve essere e deve apparire moralmente di alto profilo, sia nel giudizio che nella vita privata. Ed ecco che poi parlare di Livatino come beato è una cosa che poco mi spetta. Io credo
che attraverso lo studio delle sue carte, attraverso lo studio degli atti della beatificazione, io ho testimoniato per la sede davanti al cardinale Montenegro, attraverso tutte quelle che sono le altre testimonianze che sono state assunte, ma direi andando a studiare gli atti giurisdizionali di Livatino, che sono stati un po' ancora trascurati, si potrà capire fino in fondo la grandezza della sua opera. E chiudo con una notazione. Quando fu ucciso qui ad Agrigento, ci fu una riunione tempestosa, drammatica, di tutti i magistrati siciliani. E in quel consesso un illustre magistrato ebbe a dire: Livatino morì da come un coniglio, ma non era un coniglio. Io credo che sbagliasse. Livatino morì da giudice martire. Nella sentenza di condanna dei suoi assassini, nella quantificazione della pena si dice: lui si rivolse verso gli assassini e disse: cosa vi ho fatto? Non è la morte di un coniglio, è la morte di un magistrato giusto che fino alla fine chiede: ho commesso un errore per cui io possa essere punito? Gli improperi e il colpo finale alla faccia gli diedero la risposta impietosa. Però ecco, fu un giudice giusto, fu un martire e rappresenta quella Sicilia illuminata che serve ad Grazie, dottor San Pietro. E adesso andiamo al cuore della giornata, che avremmo voluto cominciare con sorrisi smaglianti, ed invece è calato questo velo di mestizia per la morte del povero Sergio. Andiamo al tema del convegno. Il prefetto ha già anticipato un paio di temi, Papa Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi, il 9 maggio del 1993, che determina praticamente la scelta non casuale di Agrigento per celebrare questo convegno, dove si parla di mafia e religione. Atto durissimo contro la mafia, che ha cambiato la coscienza della gente e ha fatto rinascere un nuovo modo di pensare la lotta alla mafia con i fatti concreti e con le azioni concrete. Non devo ricordarlo a voi che fino agli anni 70 la mafia veniva negata, non veniva considerata, era un'invenzione dei giornalisti o dei comunisti. Ricordo nel 1982 il cardinale Salvatore Pappalardo, agrigentino di Villafranca Sicola, diocesi di Agrigento, quando durante i funerali del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa disse: mentre a Roma si parla, Sagunto è espugnata. Fu il primo vero attacco durissimo contro lo Stato, contro le istituzioni che in quel momento negavano l'esistenza della mafia. Abbiamo parlato del giudice Livatino, accennato, e poi il dottor San Pietro ha spiegato. Voglio ricordare Don Pino Puglisi, sacerdote ammazzato dalla mafia. Voglio ricordare Don Peppino Diana, ammazzato, sacerdote. E adesso cominciamo ed entriamo nel cuore del nostro convegno. Vi presento gli ospiti, anzi i relatori illustri, che sono il vice direttore amministrativo della DIA, generale di brigata dei carabinieri Antonio Basilicata, il segretario generale della Confederazione Islamica in Italia, il dottor Massimo Cozzolino, il presidente della Pontificia Accademia Mariana Internazionale,
fra Stefano Cecchin, il procuratore della Repubblica di Agrigento, il dottor Luigi Patronaggio, il capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, il prefetto Michele Di Bari, e il nostro arcivescovo, don Alessandro Damiano. Cominciamo con il generale Basilicata. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto un ringraziamento al direttore della Via, dottor Vallone, che ha avuto l'intuizione, onestamente un anno fa, di pensare al trentennale anche come un modo itinerante per toccare tutte le 22 realtà dove è presente la direzione investigativa antimafia e trovare in ogni luogo di questi il tema più pertinente per mettere in relazione la DIA, la lotta alla mafia, con la società civile. È già ampiamente spiegato dal signor prefetto di Agrigento, dal dottor Castaldo, il motivo per il quale si è scelto Agrigento per trattare questo tema particolare, che è l'influenza della religione nella lotta alla mafia. Perché è importante per noi l'influenza della religione nella lotta alla mafia? Perché, come tutti ben noto, la mafia utilizza la religione per cercare di creare una maggiore affiliazione. I soldati che vanno in guerra non andrebbero a combattere le guerre soltanto per lo stipendio, lo combattono per un ideale. Quindi la mafia ha capito esattamente che ci vogliono gli ideali per affiliare e per creare una maggiore compartecipazione, soprattutto nel sud Italia, che è la terra dove le mafie hanno la loro grande capacità strutturale. Questo è il terzo appuntamento. Nel primo appuntamento a Palermo si è trattato del ruolo dei magistrati giovani e quanto può influenzare la lotta alla mafia. Le mafie devono essere colpite nel loro patrimonio identitario. Non basta più pensare che basti l'azione di prevenzione o repressione giudiziaria. Bisogna colpire il patrimonio identitario delle mafie. La mafia utilizza dei finti valori per far giurare fedeltà alla mafia. E tra i finti valori riconosciamo senza. La mafia, da una parte, come ha ricordato il direttore del saluto, ha una grande capacità di penetrazione nella sfera economica. Ormai la mafia penetra economicamente dappertutto. L'andrangheta utilizza fiumi di denaro per corrompere l'economia legale. Ma a fianco a questa invasione della propensione imprenditoriale è necessaria, soprattutto nei paesi d'origine, soprattutto dove la mafia vuole creare proselitismo, è necessario essere portatrice di pseudovalori legati all'onore e alla religione. Alcuni comportamenti sono ben noti a tutti. Nel filmato che ha realizzato la RAI per il trentennale della DIA, DIA 1991, parlare poco, apparire mai, appare un'immagine nella cattura di Francesco Schiavone, il boss dei Casalesi, dove a fianco a lui c'è un Vangelo. E questo non è un caso isolato, è una contraddizione, un Vangelo nella dimora del boss dei Casalesi che ha fatto della sua capacità sanguinaria un punto determinante della sua vita. Quando il 6 giugno 97 Pietro Aglieri, uno dei mandanti delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, viene arrestato, nel suo rifugio vengono trovati crocifissi, immagini sacre, perfino un piccolo altare, tanto che c'è un frate che poi viene arrestato, vi ricordate, che va a celebrare la messa. Nel 2006 Bernardo Provenzano a Palermo, quando viene catturato, una sola cosa dice: non parla con nessuno, chiede la Bibbia. Perché in quella Bibbia, nel covo di Montagna dei Cavalli, c'erano delle note scritte di suo pugno, tanto che l'autorità giudiziaria utilizza un sacerdote come ausiliario di polizia giudiziaria per verificare quanto e come la Bibbia avesse influenzato quelle note. Provenzano perché utilizzava la Bibbia? C'è un pizzino rilevante che vale la pena ricordare. Questo pizzino dice: in qualsiasi posto, parte del mondo mi trovo, in qualsiasi ora io abbia a comunicare, sia parole, opinioni o fatti scritti,
chiedere a Dio il suggerimento, la sua guida, la sua esistenza, affinché con il suo volere possano giungere ordine per lui e seguirlo a fin di bene. Che significa? Significa che per stabilire, comunicare, bisogna ricorrere a suo avviso, lui comunica questo ai suoi affiliati, alla Sacra Scrittura, anche per avere suggerimenti, guida e assistenza. Ma perché viene fatto questo? Viene fatto per creare dei finti valori. Quindi la mafia utilizza la religione. Quando Andrea Mangiarancia, detenuto da gennaio 2003, viene catturato a Mazara del Vallo, si trova una corrispondenza con i suoi familiari attraverso un cifrario biblico. E questo è soltanto per dire le catture. Passiamo all'iniziazione. Tutte le mafie nazionali, a partire da Cosa Nostra, utilizzano la cosiddetta punciuta, che è la puntura, che indica il rito di iniziazione. Sapete che cosa bruciano tutti, compresa la camorra, compresa l'andrangheta, bruciano il santino. Questo significa che loro cercano di affiliare attraverso questa falso credo religioso. Quando si è scoperto nel 2007 con la strage di Duisburg che l'andrangheta si era infiltrata fino in Germania, perché ormai ha invaso l'Europa, si trovò il santino di San Michele Arcangelo, bruciato. Anche lì il rito di iniziazione, ripeto, a livello internazionale. Quindi una cosa che la mafia, che le mafie utilizzano. Utilizza perché? Perché i riti e i simboli della fede cristiana devono essere rassicuranti per i loro giovani affiliati. Lo stesso Falcone nel 91 riconosce che entrare a far parte della mafia equivale a convertirsi a una religione. San Luca, il paese in provincia di Reggio Calabria, che è la sede della mamma di tutte le locali di 'Ndrangheta, è riconosciuta perché? Perché c'è il santuario di Polse, dove a settembre, nella festa della Madonna della Montagna, si è soliti riunire sotto l'egida del capo dell'andrangheta tutte le 'ndrine. Quindi queste gestualità, che sembrano innocue, arrivano fino alle inchinate. Chi di noi non conosce le inchinate del santo al mafioso? Non viceversa, non il mafioso al santo, il santo che si inchina al mafioso, per dare dimostrazione ancora di maggiore forza, per avere maggiore legittimità. Questa è una pratica che sta diventando ormai insopportabile. Merita lo sdegno più assoluto, tanto che non solo le mafie italiane, ma anche le mafie straniere. Ricordiamo a tutti la mafia nigeriana, che ha avuto la scomunica anche dell'Oba Ewar II, la massima autorità religiosa in Nigeria, che ha scomunicato tutti i mafiosi nigeriani dall'utilizzare riti e giuramenti per arruolare prostitute che poi mandano in Italia e negli altri paesi europei. Allora è necessario, visto che la mafia utilizza la religione, che la religione, che già a partire, come ha ricordato il prefetto, come ha ricordato il dottor Castaldo, è necessario dissociarsi da tali comportamenti. E qui la terra della Sicilia è terra di inizio di questa dissociazione. Come non ricordare al funerale del 79 di Boris Giuliano, il cardinale Pappalardo, che al funerale dice: il profitto che deriva dall'omicidio è maledetto da Dio. O gli stesso, come ha ricordato sempre il nostro dottor Castaldo, l'omelia di Pappalardo per la morte di Carlo Alberto della Chiesa. E che Sagunto è Palermo, e che Roma si consulta e Palermo viene spugnata. Ecco, immediatamente dopo, quando inizia la vera lotta alla mafia con la legge Rognoni-La Torre, è lo stesso periodo in cui, grazie a queste prese di posizione anche di alte autorità religiose, alcuni giovani parroci Coraggio iniziano a porsi delle domande sul loro ruolo in questa terra di violenza, in queste terre di violenza. E quindi, grazie a questo impulso, cercare di
portare una formazione evangelica ai giovani, per far capire quali sono i veri valori religiosi rispetto a quelli finti delle mafie. Tutti hanno ricordato il famoso discorso di Santo Papa Paolo, Giovanni Paolo II, che al termine dell'omelia condanna apertamente i mafiosi il 9 maggio del 93 in questa terra. Però come fare a non ricordare come due mesi dopo, il 27 e il 28 di luglio, vengono colpite con due autobombe San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro. Erano gli anni, come ricordava il dottor Castaldo, in cui i primi veri parroci antimafia iniziano una loro campagna. E come non ricordare Padre Pino Puglisi, Don Peppe Diana, che in due realtà completamente diverse, una a Brancaccio e un'altra a Casal di Principe, cercano di coinvolgere i giovani. Ma questa cosa costa caro anche a loro. Il primo Puglisi viene ucciso a Palermo il 15 settembre 93, quando ancora echeggiava il discorso di Papa Giovanni Paolo II qui ad Agrigento. E in quel clima lui, nel quartiere Brancaccio, aveva cercato di strappare i ragazzi alla strada e alla criminalità. La sua, che fu una lotta aperta e dichiarata alla mafia, comportò il suo omicidio. Il cardinale Romeo, nell'omelia della beatificazione di Giuseppe Puglisi, nel maggio 2013, dice: «I mafiosi, che spesso pure si dicono e si mostrano credenti, muovono meccanismi di sopraffazione e di ingiustizia, di rancore, di odio, di violenza e di morte. Il beato Puglisi servì e amò i fratelli da padre, fu soprattutto a Brancaccio che trovò bambini e giovani quotidianamente esposti ad una paternità falsa e meschina, quella della mafia del quartiere che rubava dignità e dava morte in cambio di protezione e sostegno. La sua azione mirò a rendere presente un altro padre, il Padre Nostro. Secondo lui di nostro non può esserci cosa nostra, che si impone a tutti attraverso un padrino onnipresente, ma di nostro, dice il cardinale, c'è solo Dio che ama tutti dentro e fuori la Chiesa. Il 19 marzo 94 fu la volta di Don Peppe Diana, ucciso dalla camorra a Casal di Principe, quindi in un altro territorio, ma con gli stessi sentimenti. Anche lui, che si era sentito rafforzato nella sua opera grazie all'omelia di Papa Giovanni Paolo II, cercò di dare il suo contributo e partì contro la cultura camorristica e criminale dei casalesi. Una dissociazione che colpiva più di 1.000 arresti, più di 10.000 arresti, perché è una dissociazione culturale. Come non ricordare il vescovo di Acerra, Don Antonio Riboldi, che per anni fu scortato perché cercò di rompere l'omertà della camorra. Erano gli anni 90, subito dopo, nel 95, quando nasce anche Libera, l'associazione che riunisce in un cartello tutte le associazioni anti-racket, sindacati, gruppi di volontariato. Come non ricordate, come adesso ha ricordato il capo dei GIP, dottor Sarpietro, che il giudice Rosario Olivatino in questa terra, sulla statale Caltanissetta Agrigento, il 21 settembre del 90 fu ammazzato dalla Stid agrigentina. Ecco allora visto che la mafia usa la religione per influenzare la lotta alla mafia, alla famiglia, l'azione della Chiesa, delle parrocchie e degli oratori sia necessario per riscattare i nostri giovani, perché è un fatto culturale la mafia. Se lo Stato è più presente, quindi anche la religione è più presente, sicuramente è più facile vincere la mafia. Ecco, oggi è l'occasione, grazie all'intervento degli illustri conferenzieri, per cercare di capire il viatico che la religione potrà darci per contribuire insieme a tutte le altre istituzioni a combattere ogni tipo di associazione criminale. Vi ringrazio. Grazie, generale Basilicata.
E allora adesso cominciamo a confrontarci con altre religioni. La parola al dottor Massimo Cozzolino, segretario generale della Confederazione Islamica in Italia. Grazie. Vorrei innanzitutto esprimere il mio e il nostro come organizzazione ringraziamento per il vostro gentile invito a partecipare a questo importante convegno in occasione del trentennale della fondazione della DIA. In questo luogo meraviglioso, ad Agrigento, non lontano, ahimè, veniva richiamato, è stato richiamato più volte, da dove il giudice Rosario Livatino venne assassinato. La cooperazione con voi tutti nella prevenzione alle mafie è per noi motivo di grande apprezzamento, onore. Così come apprezziamo ritrovarci con gli illustri esponenti che siedono a questo tavolo, espressione delle altre confessioni religiose, per condividere il coraggio, la speranza. Sappiamo che la bellezza della fede, bellezza con la B maiuscola per intenderci, e dei libri sacri, è capace di convertire cuori più induriti, ed è a servizio di questa conversione, di questo sguardo nuovo, per usare la terminologia biblica teshuva, che vogliamo affidare il nostro impegno senza eroismi individuali, ma generando un cammino di tutti nel rispetto delle diversità e nella condivisione dei nostri valori di giustizia. Il giudice Falcone diceva che la mafia non è invincibile, è un fatto umano, e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Le comunità dei fedeli musulmani, nella fragilità degli uomini e delle donne che la compongono, possono contribuire ad affrettare questa fine nella misura in cui restino fedeli al messaggio del Corano di giustizia e di pace. Signore e signori, la nostra religione, il nostro puro monoteismo, incarna significati più importanti della convivenza pacifica, vivificando la parola del Signore Dio, clemente e misericordioso, che si ricorda che ognuno opera secondo il proprio orientamento e che il Signore meglio di tutti conosce chi segue la retta via. Nella trattazione sociologica delle religioni abbiamo assistito a un periodo in cui, ricordate, si è parlato di ritorno del religioso, una religious renaissance, una rinascita. In realtà, all'interno di questo percorso della modernità, non si è mai avuto uno smarrimento dell'elemento religioso, è sempre stato presente. Nelle faglie, nelle smagliature dei processi di secolarizzazione, che la dimensione religiosa si è mostrata capace proprio di riorganizzarsi, di ricomporsi in uno spazio mutato, ma anche in grado il religioso non ritorna, come spesso abbiamo detto, si è sentito dire. La realtà non ci ha mai abbandonato questa componente religiosa. Piuttosto, per effetto di complessi rapporti tra modernità e religione, è stato sottoposto a innumerevoli metamorfosi, tanto che, come insegna la sociologia delle religioni, si è assistito ad una mobilità delle appartenenze, in uno stato di fluidità, con l'esplosione di dinamismi rizomatici che segnano la Babele religiosa odierna. Noi riteniamo che uno dei, in questo quadro dell'evoluzione delle religioni, occorra in modo ineludibile
riprendere con forza il dialogo tra le religioni, come cammino valoriale per portare il proprio contributo pubblico nel sociale, per la gestione della complessità dei tempi, per prenderci cura della casa comune. È proprio in un tempo in cui si assiste alla crisi della convivenza, in cui il Mediterraneo in particolare da area di coesistenza, da regione di scambio, da spazio di ibridazione e incontri, si è trasformato in un muro che separa popoli, religioni e reti, occorre camminare insieme, donne e uomini di fede e di buona volontà. Il nostro Mezzogiorno, la nostra Italia, veniva richiamato prima, ha delle ombre, dei problemi. E dobbiamo dircelo senza ipocrite retoriche. La disoccupazione, le mafie, l'emergenza educativa, la marginalità di fasce intere della popolazione non possono essere ignorate. E la crisi pandemica ha fatto emergere con evidenza queste difficoltà. Occorre, ecco, dare una svolta. Occorre un senso di responsabilità. Lo dobbiamo a noi stessi come esponenti delle comunità religiose, ma soprattutto dobbiamo essere responsabili per le nuove generazioni. Partire da loro e con loro è fondamentale. Per questo occorre rimettere al centro la sfida educativa, lo richiamava nel suo intervento il generale, creando rete, dando vita ad una comunità educante in cui famiglie e scuola, comunità religiose, istituzioni, terzo settore, associazioni e volontariato possono dar vita ad un futuro dei bambini e dei giovani. Per garantire la sicurezza delle nostre città, che può essere garantita solo da una cultura di vita, fatta di lavoro, impregnata da un'etica della cura, capace di sottrarre il fascino della criminalità e del guadagno facile. Ecco che è dovere dunque dei membri delle comunità religiose serrare i ranghi, consolidare gli sforzi per la costruzione e non per la demolizione, per la costruzione e non per la distruzione. Ecco perché noi siamo qui oggi, per conoscerci, per rompere le barriere dell'ignoranza reciproca e approfondire i fattori di armonia sociale e di obiettivo comune, che è quello appunto di intervenire e contrastare questo male delle mafie. Il dialogo interreligioso e la convivenza trovano proprio la loro ragion d'essere quando si trovano dei punti in comune. E questo rappresenta un punto in comune fondamentale. Si mette luce il sistema dei valori umani, l'amore del prossimo, ma anche il rispetto della dignità e la tutela della vita umana, della giustizia e della sicurezza. Il Dio ci invita ad essere fedeli al Corano, ad insaporire con il sale della condivisione ogni progetto di semina, confidando non nelle strutture e nei programmi, ma nella misericordia e nella compassione. Il Dio ci invita alla preghiera, in arabo alla salat, ma anche alla sacra vita e alle speranze delle donne e degli uomini del nostro tempo. Ecco quindi che occorre partire da giovani, così desiderosi di chi sappia dare risposte autentiche, affidabili, alla loro sete di felicità. Le nostre comunità devono generare insieme degli artigiani di pace, credenti che ricercano l'infinito nel loro impegno per la terra, discepoli entusiasti capaci di accogliere limiti per farne possibilità, donando a tutti il seme della speranza. Bisogna camminare, dicevamo prima, è vero, e bisogna camminare insieme,
ma anche chi cammina ha bisogno di tanto in tanto di sedersi, di mettersi da parte per ascoltare il silenzio. Occorre sedersi ai bordi degli spazi per ascoltare e affinare la capacità dell'attesa come grembo aurulare di chi, di cui verrà la promessa di Dio. Maria, Mariam, ha accolto e generato e portato alla luce colui che indica la salvezza. Di certo Maria, pur incinta, ha camminato andando verso le montagne dove abitavano Elisabetta e Zaccaria. Ha trascorso la sua vita sedendo e ascoltando. Ha ascoltato profondamente quello che nessun altro essere umano è dato udire. Siamo quindi chiamati a chinarci sulle pieghe sociali della disoccupazione, dell'indifferenza, della corruzione, versando l'olio della vicinanza e il balsamo di una solidarietà operativa, concreta, tangibile. Non possiamo rimanere indifferenti. Non è assolutamente accettabile alcun tipo di perdonismo verso queste reti tentacolari del sistema mafioso. Bisogna avere posizioni chiare. La corruzione, i colletti bianchi, gli ufficiali, le operazioni sporche della finanza, delle devastazioni dell'ambiente, l'abusivismo, il traffico dei rifiuti, si parlava prima della zona di Casal di Principe, alle baby gang. In una sentenza il giudice Quatrano ha associato al Tribunale di Napoli, ha associato l'atteggiamento delle baby gang, di questi giovani che sono animati da questa tensione a voler guadagnare, a essere capaci di imprimere violenza, al terrorismo, alla capacità degli uomini che in nome di una fasulla fede si fanno uccidere e uccidono. Ecco quindi che oggi più che mai bisogna, non possiamo più tradire i nostri testi sacri, non possiamo stare alla finestra aspettando che questa piaga guarisca da sola. Dobbiamo essere tutti insieme operosi, e questo può essere reso possibile grazie a due elementi importanti che occorre assolutamente rispettare nelle nostre comunità. Il primo è la memoria, l'onore di questi eroi, eroi civili che hanno sacrificato la propria vita per le istituzioni, per il senso di giustizia. Come non ricordare gli esempi che sono stati richiamati prima dei giudici Falcone e Borsellino e quella tappa che ha segnato poi la svolta delle mafie verso, ecco, un tipo di atteggiamento di tipo quasi diremmo terroristico. Ma il ruolo fondamentale che rimane a noi è soprattutto nel rendere e far percepire i valori comuni. E rispetto a questi valori, rendere ai nostri giovani la capacità della comprensione della complessità di questo fenomeno, che è complesso, articolato, e al quale bisogna avere delle categorie per poterlo leggere e interpretare. Ecco, io concludo ringraziando lei, direttore, e tutto il personale della DIA per il vostro operato, e a voi tutti va il nostro ringraziamento, apprezzamento, affetto e rispetto. Grazie. Grazie al dottor Cozzolino. E adesso chiamiamo Fra Stefano Cecchin, che è il presidente della Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Prima del suo intervento volevo sollecitare Frate Stefano se ci parla di questo pregevole lavoro fatto dal Dipartimento della Pontificia Accademia su mafia e il nome di Maria. Certo.
Grazie. Un saluto a voi tutti, grazie dell'invito, soprattutto la DIA con cui stiamo collaborando molto bene anche per questa grande opera che stanno facendo per l'Italia e speriamo portarla anche fuori Italia. La Pontificia Accademia Mariana Internazionale è una delle accademie pontificie della Santa Sede, e io sono nominato direttamente dal Papa, e che ha un compito internazionale, l'unica delle sette accademie pontificie che è internazionale, perché noi dobbiamo coordinare tutti i amanti di Maria, o meglio i cultori di mariologia del mondo, cattolici, ortodossi, protestanti, musulmani, induisti, taoisti, eccetera. Perché voi sapete che la figura di Maria è una realtà mondiale. Il National Geographic ha messo più volte in copertina scrivendo Maria la donna più potente del mondo. Abbiamo le apparizioni mariane appunto a Taiwan a taoisti, in India a induisti, in Cina a buddisti, eccetera. Perché Maria non guarda, Dio non guarda in faccia di che religione siamo. A Roma è apparsa all'ebreo, Ratisbon. Per cui vediamo questa realtà fondamentale di un Dio che continua a parlare all'uomo. La nostra Accademia ha questo compito di continuare, attraverso l'immagine di Maria, di dare una sana formazione mariologico-mariana in vista di una sana pietà popolare. Questo è il punto fondamentale, perché purtroppo chi conosce la storia della Chiesa sa che sempre, in tutta la storia della Chiesa, non solo cattolica, ma anche delle altre Chiese, sempre ci sono le deviazioni, ci sono sempre appunto queste forme di non comprendere bene o di leggere in modo politico o ideologico la parola di Dio. Ed è questo che noi, il Papa Francesco, iniziando la sua opera, ha voluto fare la riforma della Curia Romana, che stiamo aspettando a giorni che finalmente esca. In questa riforma ha chiesto a tutti noi di riformare le nostre attività. E allora la nostra Accademia Mariana Internazionale ha voluto camminare, fare un cammino vero di riforma. Come presentare oggi, nel mondo di oggi, una sana figura di Maria. Ed è qui che ci siamo aperti a tutte queste dimensioni. Anzitutto al dialogo interreligioso. Abbiamo creato la Commissione Mariana Internazionale Mariana Musulmano-Cristiana. Abbiamo avuto lezioni online con 360 iscritti fatte da cristiani e musulmani. Stiamo creando questi centri di dialogo interreligioso nelle università islamiche. Perché voi sapete, come ha detto il nostro fratello Massimo Cozzolino, come per la Chiesa Cattolica Maria è il modello della Chiesa, così lo è anche per l'Islam. E in tutte le moschee il luogo dove viene messo il Corano si chiama l'angolo di Maria. Maria è stata portata vicino a Dio. Ecco, vedete, allora noi possiamo avere un punto di dialogo. La madre, Papa Francesco, continua a dire che la Chiesa è donna, che la Chiesa è madre, che la Chiesa è una casa che accoglie tutti. No, il figlio prodigo del Vangelo, il padre da lontano che aspetta il figlio che ritorni, noi che aspettiamo che i mafiosi ritornino, non per continuare a fare la loro vita, ma per cambiare la loro vita, per tornare nella strada giusta. Ed è questo il nostro principio fondamentale che ci spinge. Noi religioni, noi credenti, questo è il punto, i credenti uniti insieme per testimoniare che la fede non è terrorismo, che la fede non va contro la libertà umana, anzi la fede può aiutare la persona a realizzare se stesso. È questo che insegna la scrittura.
E allora noi ci siamo aperti creando dei dipartimenti. Come dare la figura di Maria? Portandola fuori dalle sacrestie, come dice Papa Francesco, portandola fuori dai santuari, portandola alla gente. Già lei sta in mezzo alla gente, le apparizioni dimostrano la sua presenza sempre attenta. E anche qui una realtà molto importante per la storia della Chiesa. Maria è sempre stata presente. Miriam, Mariam, nome ebraico egiziano, indica unione tra il cielo e la terra, indica pace, indica armonia. Ed è questo il compito nella storia della Chiesa, anche delle apparizioni mariane, soprattutto nel Medioevo. Maria veniva, appariva per riportare l'equilibrio, per riportare il benessere, per riportare la pace, non per portare la divisione e la discordia. E qui ci siamo aperti allora a creando questi dipartimenti, il dipartimento Maria e il benessere integrale, che avevamo iniziato con Filomena Maggino, e il dipartimento Liberare Maria dalle mafie, dipartimento di analisi, monitoraggio, studio dei fenomeni mafiosi e criminali. Perché ci siamo accorti, io non lo sapevo, io ho scoperto tutte queste cose perché io ero teologo e no, sempre nei sacri palazzi, non è che si viva. Anche io poi da Veneto pensavo la mafia è una cosa del sud Italia, poi quando andavo negli Stati Uniti o in Messico, italiano mafioso, e questo mi faceva tanto male, ma che loro non sono meglio, anzi... hanno anche loro tutte le loro situazioni, poi la santa morte in Messico, i narcotrafficanti, tutte queste realtà dove vado molto a predicare, non è che sia, è sempre una deviazione della sana religiosità. E allora, la figura di Maria, ci siamo accorti come viene utilizzata, e abbiamo sentito adesso parlare dell'uso della religione, non fatto solo dalle mafie, ma tutte le forme di settarismo e anche da qualche politico italiano che poi va a fare l'acqua del Po, eccetera, il battesimo e tutto il resto. Attenzione! E sempre, e guardate che anche le forme di comunismo di Russia avevano cercato di prendere dalla Chiesa e trasformare, perché avevano capito che il popolo, noi siamo tutti religiosi, dentro di noi c'è una religiosità che fa parte dell'essere umano, che non può essere distrutta. E allora ecco che dobbiamo convogliarla secondo le ideologie, secondo le varie forme. Noi, ambiente cristiano, cattolico, allora prendiamo le immagini popolari dell'amore, della religiosità delle persone. E qui allora, attenzione, quando noi diciamo liberare Maria dalle mafie, vogliamo intendere liberare la persona umana da tutte le forme di condizionamento, dal santone, dal guaritore, da tutte queste forme, che impediscono la realizzazione della libertà dell'essere umano. E allora, è qui il punto fondamentale. Per la mafia, chi è Maria? La donna schiava, sottomessa. Si mette in luce una realtà. Maria è la donna che ha obbedito a Dio, che ha detto sì a Dio, la schiava del Signore. Piano, il Vangelo non dice questo. La prima parola di Maria nel Vangelo non è sì, obbedisco, paron. È come è possibile questo? È una domanda. Maria è la donna intelligente, perché il Dio biblico non ama parlare con le statue. Il nostro Dio è un Dio che dialoga. Anche dopo il peccato originale, Dio non è sceso col bastone a distruggere l'uomo. No, è sceso e ha chiesto, dove sei, Adamo? Il peccato non rompe il dialogo con Dio. Ed è questo perché la Chiesa si impegna al dialogo con tutti. Non crea muri, non crea divisioni, perché è facile creare i muri e le divisioni. E allora la nostra Accademia ha voluto, veramente, ha il compito
ha il compito di dare una sana immagine di Maria evangelica. Maria è la donna intelligente, la donna in dialogo, soprattutto per noi francescani e scotisti, uomo e donna, Gesù e Maria sono pari, sono il capolavoro della evoluzione umana, quelli che hanno raggiunto la pienezza dell'essere umano, Gesù e Maria, l'uomo e la donna, ognuno nel suo posto, ma che devono realizzarsi. Anche Maria sotto la croce, poverina, è la donna che deve obbedire al figlio che muore. Quindi, zitti, se il mafioso ammazza i vostri figli, imparate da Maria ad accettare passivamente la situazione. Non è così. Non è così. È stato tentativi in varie culture. In America Latina, voi vedete sti crocefissi pieni di sangue, queste madonne addolorate, soprattutto la dolorata, perché si voleva, il conquistatore, dire ai poveri indios, buoni, dovete lavorare, essere schiavi, sottomessi, uniti a Maria e soffrire con lei, che poi vi verrà data nella vita futura la retribuzione. Non è così. Questo non è il vero insegnamento cristiano. Il cristiano lotta contro il male. E allora Papa Francesco, quando noi abbiamo proposto questa idea di creare questo dipartimento, ci ha mandato una lettera, e dove scrive: la devozione mariana è un patrimonio religioso culturale da salvaguardare nella sua originaria purezza, liberandolo da sì, libertà. Ecco allora che le associazioni, governo, realtà, polizia, carabinieri, forze dell'ordine, esercito, associazioni varie e chiesa e comunità religiose di ogni credo, dobbiamo lavorare insieme. La nostra Accademia, sempre lo dico, come Papa Francesco ci dice, è la casa di Maria. Abbiamo le porte aperte. A me non interessa se tu sei musulmano, buddista, comunista, di destra. L'importante è che tu sei un essere umano che vuole con me, con noi, lavorare per che cosa? Per il bene comune. Per la casa comune di cui parla sempre Papa Francesco. Questo deve unirci. E allora questa è l'esperienza. La nostra Accademia sta facendo diventare soci molti, i magistrati, abbiamo quasi tutti i magistrati che sono soci della nostra Accademia, fanno parte della nostra famiglia e insieme, come Papa Francesco ci dice, Papa Francesco ci ha detto, incoraggio la Pontificia Accademia Mariana Internazionale a proseguire con tenacia nel cammino intrapreso. Con tenacia, perché quando io ho presentato questa idea, liberare Maria dalle mafie, al Consiglio di Facoltà di Teologia della nostra università, questa roba, Pignatone ci diceva in uno dei nostri incontri, uno dei grandi problemi è convertire le persone di chiesa. Perché molte persone di chiesa ancora pensano che la mafia
o non esiste, o è un problema del Sud, o è un problema dello Stato, o un problema delle forze dell'ordine. Invece Papa Francesco ci dice che tutto è unito. Un problema che sta in Cina è un problema che poi arriva qui e ci crea un problema mondiale. Quindi dobbiamo pensare che insieme dobbiamo lottare. E guardate, dicevano che una delle cose interessanti è stato che per la prima volta nella storia tutti i paesi del mondo si sono uniti per lottare contro questo virus, per cercare una soluzione del virus. Questo nemico che è stato capace di unire tutti i paesi del mondo. E allora noi dobbiamo andare avanti. Come? Allora la nostra accademia, con questo dipartimento, ha cominciato a offrire corsi. Abbiamo fatto 12 corsi online con 65 docenti, tutti magistrati. Ricordo, i corsi sono gratuiti, tutti devono accedere alla conoscenza. Quelli che lavorano per noi lo fanno gratis. Io non sono pagato, neppure dal Vaticano, nessuno è pagato. Non riceviamo niente, ma così siamo anche liberi. Questo è un punto fondamentale. E abbiamo vescovi, autorità dello Stato, prefetti, professori, forze dell'ordine. Abbiamo avuto la prima volta 200 studenti. Poi abbiamo già messo nel nostro sito 23 volumi con la storia delle mafie, che potete scaricare gratuitamente, e tutta una serie di allegati dove ci sono i vari processi, ma continueremo a inserire tutto questo materiale perché tutti possano accedere, quindi forze dell'ordine, studenti, tutte le realtà. Abbiamo già fatto 14 convegni con 80 relatori dall'anno scorso, con 350 iscritti. Abbiamo fatto, quest'anno stiamo facendo altri 16 corsi con 130 iscritti. Abbiamo anche aperto un corso di alta formazione con Fede Manager, perché dobbiamo anche, gli imprenditori devono conoscere, devono sapere, cioè il mondo del lavoro deve conoscere tutta questa problematica, perché abbiamo visto, si infiltrano. Abbiamo fatto anche il convegno adesso sull'ecomafia, poi noi siamo anche preoccupati dell'ecologia, della salvaguardia del creato, noi francescani in modo particolare abbiamo questo compito anche del bacino mediterraneo, stiamo lavorando su tutto questo settore, ma soprattutto creando questa nuova mentalità, conoscere, rendersi conto, la mafia non è una cosa del passato, del Sud Italia e basta, è una realtà che fa male a tutti e che dobbiamo insieme lavorare. Io continuo a dire, dobbiamo formare le persone già dal grembo della mamma, portare questa realtà di creare una mentalità. Allora, il 10 maggio avevamo invitato il Presidente della Repubblica Mattarella a partecipare al 13 maggio, noi ogni 13 maggio facciamo questo incontro di sintesi delle attività dell'anno e Mattarella non ha potuto venire ma ha voluto che andassimo noi da lui. Quindi abbiamo avuto l'incontro con il Presidente della Repubblica e che abbiamo fatto diventare anche lui membro della nostra Accademia e è stato un momento in cui il Presidente ci ha detto l'Italia vuole questo. Vuole, come abbiamo sentito, che le forze dell'ordine, le forze che abbiamo del Paese siano unite con le religioni, con le realtà che vogliono lottare contro la mafia. E quindi abbiamo fatto l'altra sera abbiamo fatto all'Avvocatura dello Stato un incontro, un convegno, su appunto i beni sequestrati alle mafie. E vi dico, è molto importante fare tutto questo. E stiamo lavorando molto bene con l'Episcopato Calabro. Sono andato 15 giorni fa ad aprire l'anno accademico a Catanzaro con tutti i seminaristi e la Conferenza Episcopale Calabra ha fatto un documento, chi lo vuole mi scriva alla PAMI che lo faremo avere, un documento dei Vescovi di Calabria proprio che danno
tutte le norme ai sacerdoti, come comportarsi nelle processioni, nei battesimi, perché sapete che i poveri sacerdoti da soli in una parrocchia, se non hanno l'appoggio dei carabinieri, l'appoggio del prefetto, l'appoggio del vescovo, si trovano soli e quindi possono cadere. Quindi capite cos'è importante? L'unione, lavorare insieme, dimostrare che siamo un gruppo grande che dice no alla mafia, a ogni forma di criminalità, di tutto ciò che non è per il bene comune. E allora ecco, noi in questo momento, collaborando, vi chiediamo la vostra collaborazione anche alla nostra Accademia, al nostro Dipartimento, di poter aiutarci insieme per fare questo cammino. Ed è quello che Papa Francesco ci raccomanda. Perseverate, me l'ha scritto più volte, perseverate in questo cammino, sapendo che avete quelli che non vi permettono, quelli che vi deridono, quelli che vi criticano, ma andate avanti. E veramente Papa Francesco ha dimostrato la grande sua volontà che noi lavoriamo insieme. E questa volontà, guardate, l'ha dimostrata nella riforma del Vaticano. Adesso noi, anche il nostro ente, deve rendere conto ogni 6 mesi di tutto, entrate e uscite, e anche le donazioni che riceviamo, dobbiamo, la segreteria di Stato ha una parte, non so se è legata con la finanza italiana, non so, che si occupa di controllare da dove arrivano questi soldi. Quindi il Papa non ha solo parlato, ma ha voluto darci l'esempio. Grazie a voi. Grazie, grazie a Fra Stefano. E adesso eccola l'intervento del procuratore della Repubblica di Agrigento, il dottor Patronaggio. Ringrazio a tutti per l'invito. Iniziamo bene. Allora, volevo salutare e ringraziare tutti i presenti, le autorità civili, militari e religiose. Volevo ringraziare in particolare la governance della DIA per questo invito. Per me è un grande onore partecipare a questa celebrazione dei 30 anni della DIA, organismo che ho visto nascere, organismo fortemente voluto da Giovanni Falcone, è osteggiato da molti, questo va ricordato. Io sono legato in modo così, con affetto alla DIA. Ricordo, lo dicevo a qualche funzionario prima, le lunghe giornate passate a Roma in via Cola di Rienzo ad ascoltare i collaboratori di giustizia, così come mi fa piacere ricordare la cattura di Leoluca Bagarella a Palermo il 25 giugno 95, in cui in qualche modo ho partecipato, ed è un bel ricordo, sì, quei ricordi che restano nella carriera di un magistrato, di un investigatore. Ricordo l'emozione forte dell'irruzione nel covo caldo di Bagarella, con la 38 messa sul comodino, con le armi micidiali trovate nel box, con la banda, col gruppo di fuoco di Bagarella che ci osservava da lontano. Sono cose che restano nella mente, sono successi importanti su cui voglio dire, vale la pena fare questo lavoro, vale la pena fare questo percorso. Ringrazio poi per il tema che è stato posto oggi, che è un tema peculiare, con un'angolatura peculiare. Più volte sono stato chiamato in dibattiti, in convegni, per parlare del rapporto tra mafia e religione, ed in particolare tra la mafia, la religione cattolica cristiana, ma mai mi si era posto il tema del rapporto tra mafia e religione.
Per cui non soltanto una visione ristretta alla religione cristiana, alla religione cattolica, ma una visione più ampia. E sono contento di aver ascoltato illustri relatori come dottor Cozzolino della Confederazione Islamica, come padre Stefano Cecchin, che ci hanno portato proprio il loro punto di vista. E allora volevo fare proprio una riflessione a più ampio raggio, no? Quasi tutte le religioni tradizionali, monoteiste, no? Le religioni del libro, hanno come base l'idea che l'uomo è espressione della volontà divina, no? L'uomo è fatto ad immagine e somiglianza di Dio e dunque come tale è non toccabile, inviolabile, no? Il comandamento non uccidere è trasversale a tutte le grandi religioni. Perché questo è un primo grande momento che unisce le religioni tradizionali. Ma ce n'è anche un altro motivo per cui le religioni hanno una funzione antiviolenza, no? Sono portatrici di un'ideologia di non violenza. Ed è la funzione che le religioni svolgono all'interno della società. È stato più volte detto, il prefetto l'ha detto, occorre l'apporto della società civile, occorre l'apporto della Chiesa. Perché quando la religione esce dalla sfera intimista e realizza un rapporto con le strutture sociali, con le strutture statuali, entrambe mirano a garantire la pace sociale, il convivere sociale, no? Ne cives ad arma veniant, no? Questo è comune a tutte le religioni che si fanno istituzioni, no? Per esempio, il percorso della religione cristiana è un percorso da questo punto di vista significativo. Quando esce dalle catacombe, quando esce da una visione che era mal vista dall'impero romano, no? Quando si fa religione di Stato, e allora la Chiesa diventa essa stessa Stato, diventa essa stessa potere temporale e si preoccupa evidentemente del convivere civile, del rigetto della violenza. Mi dispiace che oggi è assente il rabbino Finzi, perché anche nell'ebraismo è forte questo rispetto della vita, rispetto dello Stato, rispetto delle leggi. E nonostante gli ebrei non abbiano mai avuto uno Stato di riferimento, anzi più volte sono stati rigettati dagli Stati a cui appartenevano, ma dal loro rispetto per la legge, il loro messaggio di non violenza è stato un messaggio molto forte. Diceva Jean-Paul Sartre, che sicuramente voglio dire è un personaggio ateo, che gli ebrei sono gli uomini più miti, appassionatamente ostili alla violenza, no? Quella dolcezza ostinata che conservano in mezzo alle più atroci persecuzioni, quel senso di giustizia e di ragione che pongono come unica difesa contro la società ostile, brutale, ingiusta, fa parte del loro migliore messaggio sociale, no? E tutta la legge ebraica rifugia alla violenza, il violento è detto malvagio, ma anche la parola centrale della religione ebraica che è shalom, pace, no? E il ricorso alla giustizia per il Talmud è assolutamente estremo. C'è un passaggio del Talmud in cui si dice: siate dei perseguitati piuttosto che dei perseguitatori, no? Per cui da questo punto di vista è un momento forte di messaggio non violento, di messaggio a favore dell'uomo, quell'uomo che è stato più volte messo al centro in questo convegno. Non diversamente nell'Islam il rapporto fra Stato e religione è fortissimo, no? Lo Stato islamico nasce come Stato teocratico e ancora oggi in molti paesi la legge positiva, il diritto positivo si identifica con l'insegnamento ebraico, no? Quindi per l'Islam religione significa ordine sociale, significa ripudio della violenza e delle organizzazioni che si contrappongono alla pace sociale con la violenza. E questo al netto di una visione miope e partigiana dell'Islam, che vede nell'Islam una religione con connotazione di violenza. Ma bisogna uscire da questo stereotipo. Io ho letto con molta attenzione i lavori della Conferenza Islamica Italiana, no?
questo lavoro di integrazione, di accoglienza, di educazione dei giovani, no? E pensiamo per esempio quanti giovani immigrati hanno bisogno di integrazione, hanno bisogno di un insegnamento religioso che li ponga anche al riparo di quelle organizzazioni mafiose che fanno leva sugli immigrati, no? Il mercato dell'hashish, per esempio, è in mano a molti maghrebini, per cui togliere questi giovani dalle mani di questa organizzazione è sicuramente un merito che bisogna ascrivere a quella parte islamica in Italia che parla, che dialoga col Ministero dell'Interno, che ha accettato quella carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, che oggi è una carta su cui tutti ci dobbiamo confrontare e trovarci, no? Ma penso anche alla quantità di immigrati minorenni che arrivano dal canale di Sicilia. Sono giovani spaesati, sono giovani che non hanno nessun tipo di formazione e di educazione. E allora ben venga che questi giovani vengano educati, accolti dalla comunità cristiana, ma se il loro credo forte è l'Islam, allora occorre un Islam che dialoghi, un Islam tra virgolette democratico, un Islam che rifugge dagli estremismi, che rifugge dal fondamentalismo, no? Questo è assolutamente fondamentale. Noi andiamo verso una società che è una società multietnica, una società dove la convivenza tra i popoli e le religioni è un momento assolutamente fondamentale. E di questo ringrazio. Poi per fare un ulteriore esempio, no? Così, per avere diciamo, uno sguardo culturale più ampio, la gran moda delle religioni orientali, no? Del buddismo, la New Age, no? È tutta improntata alla non violenza. E il Dalai Lama è visto come un grande veicolatore di pace, ma dico, a prescindere da tutto questo, io ritengo che la religione debba essere un momento forte di educazione, un momento forte di aggregazione e un momento forte di lotta alla violenza e dunque alla violenza mafiosa, che è un fattore destabilizzante dell'ordine, della sicurezza pubblica, del vivere civile, non dobbiamo dimenticare. Ora rientro più verso pascoli che mi sono diciamo più congeniali, perché forse mi sono avventurato su strade e su campi su cui forse è meglio mantenere un profilo basso. Il percorso della Chiesa Cattolica è stato un percorso lungo, non sempre lineare. Sono stati ricordati momenti fondamentali come il discorso di Papa Giovanni Paolo II alla Valle dei Templi del 9 maggio 93. E devo dire che la Chiesa Cattolica, nella prima parte di questo secolo, aveva un atteggiamento, non dico di collateralismo, ma aveva un atteggiamento culturale sicuramente miope, sicuramente non adeguato. E nota, non so mai più, insomma, chi si occupa di questa storia, che dopo la strage di Ciaculli del 30 giugno 1963, in cui morirono 7 rappresentanti dell'ordine, la città restò attonita e non si sentì nessuna voce, non si levò nessuna voce di sdegno. Fu un pastore valdese, il pastore Panascia, che fece un pubblico manifesto per protestare contro la violenza di una città che veniva attraversata dalla violenza e che non reagiva. Dalla parte della Chiesa Cattolica non vi fu nessuna reazione, ma la Segreteria di Stato Vaticana scrisse una lettera e chiese al cardinale, che all'epoca era il cardinale Ruffini, una spiegazione di questo silenzio, no? E il cardinale Ruffini disse, ma questa mafia non esiste, sono 4 giovinastri, in realtà è una strumentalizzazione dei valdesi e dei comunisti. E allora forse in questa affermazione del cardinale Ruffini, forse va calata nel contesto storico di quegli anni di grande contrapposizione tra comunisti e democristiani, dove la Democrazia Cristiana a Palermo, in Sicilia, rappresentava la classe egemone e come classe egemone faceva, aveva delle intese, ecco, diciamo così, forse per togliere la parola più esatta, delle intese con la mafia tradizionale, la mafia che si faceva istituzione. Ma del resto il cardinale Ruffini si scagliò anche con Danilo Dolci, altro emblema della non violenza, no? Il sociologo Dolci che fece di Partinico un'oasi di accoglienza non violenza.
si scagliò contro Tomasi di Lampedusa, che portava avanti un'immagine di Sicilia, lui diceva deleteria, di questa Sicilia ancorata a vecchi stereotipi, una Sicilia che non era capace di ammodernarsi. Il primo momento è già stato ricordato, no? La famosa omelia del cardinale Pappalardo nell'82, dopo l'uccisione di Dalla Chiesa. Questa è la prima fase di denuncia della Chiesa Cattolica. Ma mi preme raccontare un aneddoto di questi tristi funerali di Dalla Chiesa, dove non partecipò Andreotti, Presidente del Consiglio, non partecipò Andreotti, ma Andreotti partecipò invece ai funerali di Salvo Lima. Cioè Salvo Lima, che rappresentava in qualche modo quello che è uscito fuori dai processi che si sono celebrati, un momento di connivenza tra una classe politica e Cosa Nostra, veniva onorato da Andreotti, dalla Chiesa, che era un eroe dell'antimafia, era venuto a morire in Sicilia, non fu onorato attentamente. E ricordiamo che Andreotti era uno che andava in chiesa ogni mattina, prima di andare al Presidente del Consiglio, lui passava dalla sua chiesa, aveva questo momento di raccoglimento. Perché? Ma perché in realtà, come è scritto egregiamente da Sciascia nel giorno della civetta, famoso colloquio tra Don Mariano e Capitano Bellodi, la Chiesa è una grande cosa, ma nella Chiesa ognuno ci sta dentro a modo proprio, dice il capo mafia al Capitano Collodi. E il Capitano Collodi dice: ma lei non ha mai letto il Vangelo, non ha mai sentito la parola del Vangelo, quella vera? La sento leggere ogni domenica. Che gliene pare? Belle parole. La Chiesa è tutta una bellezza. E poi l'amara conclusione. Invece la verità è nel fondo di un pozzo. Lei guarda un pozzo e vede solo la luna, ma se si butta giù non vede più né il sole né la luna. Questa è la triste verità. Per cui una religiosità che è una religiosità di carattere folcloristico, è stato già raccontato, la santina che si brucia, una religiosità che si celebra nelle processioni, che si celebra negli inchini, no? Una religiosità su cui si scontrò fortemente Don Pino Puglisi. Don Pino Puglisi, arrivato a Brancaccio, disse basta a queste feste di quartiere che sono finanziate dalla mafia. Ma anche qui, in Sicilia, ad Agrigento, a Siculiana, per molti anni la festa del Santo Crocifisso è stata finanziata da due grosse famiglie che controllano il traffico interno, o che hanno controllato il traffico internazionale di stupefacenti. E bene ha fatto il cardinale Montenegro a rifiutare pubblici, cioè questore che è qui presente, ma anche il cardinale Montenegro, che si fece, diciamo, promotore di una presa di distanza, di non voler celebrare, ma non è la prima volta che il questore lo fa, di non voler celebrare pubblici funerali per mafiosi che sono morti, perché questo diventa poi un momento di esaltazione e un momento di rafforzamento di una certa identità. È stato ricordato il tema di Papa Giovanni, e anche qui voglio raccontare un aneddoto. Si dice che Papa Giovanni Paolo II si pronunciò con quelle parole così dure, così forte, perché aveva avuto un colloquio riservato, intimo, con i genitori di Livatino, e da questo colloquio intimo ne uscì indignato, e per cui uscì fuori con questa forza. Sono stati ricordati, infatti rimproveravo il generale perché mi ha tolto il 50% del mio intervento, sono stati ricordati altri momenti fondamentali di questo cammino della Chiesa Cattolica contro la mafia. E qui voglio ricordare poi un altro momento, altri due momenti che sono importanti e che sono avvenuti la notte del 26 luglio 93, quando Cosa Nostra, l'ala stragista di Cosa Nostra, fece due attentati nel cuore della cristianità romana: l'attentato alla chiesa di San Giovanni al Velabro e a San Giorgio in Laterano. Questo, secondo me, è il momento di massimo delirio di Cosa Nostra stragista. Cioè, non solo attacca lo Stato, ma attacca la cristianità, attacca la Chiesa.
E l'attacca perché? Perché il percorso della Chiesa a quel momento è diventato un percorso netto, un percorso di condanna netta. E perdere i soldati, coloro che si affidano ancora alla santuzza bruciata, no? Coloro che vivono questa religiosità folcloristica, questa religiosità che fa Cristo a immagine loro e non al contrario, cioè questa inversione di prospettiva e di immagine, faceva molto, molto, molto male. È stato ricordato che il soldato che va in guerra ha una sua ideologia, no? La mafia ha un'ideologia parallela a quella dello Stato e quando il mafioso va a fare le sue azioni non sente il disvalore sociale delle sue azioni, perché le sue azioni rientrano in un'ideologia altra e contrapposta a quello dello Stato, un'ideologia che si fa sistema. Quando il mafioso interviene e dà un ordine, per esempio, di uccidere un rivale, non si uccide un uomo qualsiasi, si uccide un uomo che si contrappone ad una ideologia, ad un assetto di potere, e dunque quell'omicidio è giustificato per la struttura di quel potere. Più di recente Papa Ratzinger e Papa Francesco si sono pronunciati contro la mafia. Per esempio, mi fa piacere ricordare quando Papa Francesco ha indossato la stola di Don Diana. Questo è anche un momento fortissimo, indossare la stola di chi è stato ucciso, no? Ho avuto poi la fortuna di partecipare il 9 maggio del 2018 ad un'assemblea, un momento di comunione dei vescovi siciliani, nel 25esimo anniversario proprio dell'anatema di Papa Giovanni Paolo II. E lì i vescovi siciliani hanno fatto un documento che secondo me è importantissimo, no? Innanzitutto hanno detto che la mafia è peccato. Ed è un peccato che, come ha detto un teologo, è un peccato sociale. La mafia è struttura di peccato. E ha tre livelli, diceva Don Giovanni Ladiana, un gesuita. Ha il primo livello, che è il livello del singolo assassino, tutti lo sappiamo, uccidi, rubi, fai l'estorsione, è una condanna che scaturisce. Il secondo livello è demandanti. E già qui non tutti capiscono e percepiscono. Io sono stato per anni presidente della Corte di Assise di Agrigento, e voi sapete che la Corte di Assise ha una formazione mista, togati e giudici popolari, e quando andavamo in Camera di Consiglio, per esempio, cioè, beh, quello è il killer, benissimo, ergastolo, 30 anni e cose del genere. Ma il mandante che cosa ha fatto? Cioè, non ha sparato, non si è sporcato le mani, perché deve prendere ugualmente l'ergastolo? Ed era un discorso complicato da affrontare, far capire il concorso morale, l'istigazione, ma non veniva avvertito con lo stesso disvalore del killer. Ma purtroppo il terzo livello di questo peccato sociale, di questa struttura di peccato, e i livelli degli appartenenti al sistema criminale, cioè in tutti quelli che in qualche modo favoriscono la mafia, in qualche modo danno forza, o perché la rafforzano economicamente, o perché la rafforzano politicamente, o comunque perché stanno in silenzio, o perché stanno in silenzio. E questo forse è il momento che forse ancora manca di piena comprensione. Questo è il momento del silenzio, è il momento forse più complicato. Sempre i vescovi siciliani hanno dato delle indicazioni per una metodologia formativa, per una catechesi interattiva. Che significa? Significa formare le coscienze dei giovani, significa fare un catechismo che non deve essere soltanto un catechismo delle formule, ma deve essere un catechismo della sostanza. E poi, netta la presa di posizione della Chiesa, si ci converte secondo le regole penitenziali. Cioè dire, non occorre soltanto prendere la distanza, battersi il petto, ma lavorare fattivamente, attivamente per la ricostruzione di questo tessuto sociale che è stato ferito. Netti i vescovi siciliani a condannare una religiosità folcloristica, ma anche al momento stesso
di recuperare quella pietas popolare. E qui mi aggancio a quello che ha detto Stefano Cecchin, padre Stefano Cecchin, sul valore della Madonna, sul valore dei nostri simboli religiosi più cari e più intensi, no? Per cui non una religiosità folcloristica legata alla santuzza che brucia o alla santuzza conservata nel portafoglio del killer. Quante volte ho visto in sopralluoghi, quando abbiamo poi frugato fra le tasche del morto, dell'ucciso, uscire fuori dal portafoglio la santuzza, ma recuperare quella pietas popolare, quella forma di religiosità vera, autentica, per cui veramente la Madonna è al centro di questo percorso. E mi piace concludere questa chiacchierata. Chiedo scusa se ho invaso campi che non sono miei e che non sono di mia pertinenza, ma mi piace ricordare proprio in questa Agrigento, in questa provincia così difficile, e ringrazio la Dia ancora una volta perché ha scelto Agrigento per questo incontro dopo Palermo e Trapani, perché questa è una provincia, è una terra di silenziosa connivenza con la mafia. È una terra che non riesce ad avere una società civile capace di dire la sua in modo forte. Ricordava bene il signor prefetto, ci siamo già incontrati altre volte su questo punto, che molte volte ci siamo trovati le comunità ecclesiali accanto alla Chiesa Cattolica, ma molte volte abbiamo guardato a destra e a sinistra e i laici non li abbiamo visti. Diceva il cardinale Montenero, Don Franco come lo chiamavamo tutti, che la mafia non è soltanto quella delle stragi, ma anche quella del silenzio, delle ingiustizie, delle raccomandazioni, delle scorciatoie ai danni dei più deboli. E occorre impostare la nostra vita per una presa di distanza dalla mentalità mafiosa così diffusa in questa nostra terra e altrettanto pericolosa quanto la violenza del diavolo. Grazie. Grazie al procuratore Patronaggio che ha infiammato l'uditorio. Adesso la parola al prefetto Michele Di Bari, capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. Prego. Grazie. Grazie a tutti, buona giornata. Il mio primo sentimento è di gratitudine nei confronti del direttore della DIA, l'amico Maurizio Vallone, alla famiglia della DIA qui presente, a tutti coloro che hanno reso possibile questo interessantissimo convegno in cui davvero mi sento onorato. Ed è un tema, credo, che vada affrontato con gli scarponi chiodati e con uno sguardo verso il cielo, perché sono certo che in filigrana, leggendo e ascoltando con attenzione gli interventi che si sono susseguiti, credo che il tema possa essere vangato attraverso molteplici sfaccettature, perché gli autorevoli contributi che abbiamo ascoltato dal prefetto che saluto, alla famiglia prefettizia che è presente, ai colleghi delle forze di polizia, ai magistrati, cioè è un tema davvero complesso, complicato, cui con facilità si può scivolare. Perché è stata fatta davvero questa mattina un'anamnesi, un'analisi, un approfondimento su tanti piccoli scenari che si snodano attraverso i nostri orizzonti, ma che inquadrano questo titolo del convegno in una sorta anche di paradigma culturale del futuro,
perché oggi abbiamo ascoltato interventi capaci di descrivere accezioni e segmenti specifici, ciò che è stato, ciò che il cammino culturale nei decenni dei corsi, ma io dico negli ultimi due secoli, perché immaginiamo che documenti di autorità ecclesiastiche siciliane e calabresi che si sono espressi su questo tema già li vediamo partorire dalla seconda metà dell'Ottocento fino ai giorni nostri. E mi veniva in mente che ognuno di noi, anche qui chiamato come relatore, chissà che non possa interpretare un bellissimo aforisma dello scrittore Roland Barthes. Che cosa diceva Roland Barthes? C'è un'età in cui si insegna ciò che si sa, ma poi viene un'altra in cui si insegna ciò che non si sa. E questo si chiama cercare. Io oggi vedo qui questo paradigma culturale in cui ognuno di noi si pone di fronte a questo tema, a questo scenario, a questo orizzonte forte, con una mentalità che non può essere quella della ricerca. Perché nell'epoca moderna noi abbiamo una grande dinamica, riflessione collettiva in cui abbonda in maniera forte l'ars respondendi. Ognuno di noi crede di avere la soluzione ad ogni problema, ma non c'è, come diceva Jacques Maritain, la fatica del pensare. Cioè la categoria dell'ars interrogandi è molto scemata, cioè i grandi interrogativi che una comunità nazionale, media, locale deve porsi su un proprio progetto, su una propria visione di vita, spesso non c'è, perché c'è superficialità, c'è il chiacchiericcio, c'è la violenza, c'è la brutalità, c'è la bruttezza, poca bellezza. Oggi ringrazio anche la DIA perché il contesto in cui ci ha fatto ritrovare è un contesto che ci aiuta anche a guardare oltre, perché l'influenza della religione nella lotta alla mafia, cioè come noi possiamo aiutare il credo a fare in modo che non vada più a braccetto come nei decenni scorsi, spesso delle 'ndranghete, delle mafie varie, ma anche nella mia Puglia. Quanto e soprattutto qual è allora il metodo? Lo si evocava nei vari interventi di questa tensione morale culturale che deve animare ogni nostra attività. Perché è vero, noi abbiamo descritto con grande accuratezza ciò che è successo, ma non abbiamo, credo, ancora, e qui il bisogno di cercare, quali le misure perché noi in questo percorso dobbiamo, vogliamo, possiamo porre una parola di concretezza capace di snodare con gli scarponi chiodati le nostre spesso rassegnazioni. Perché spesso il clima è di rassegnazione. Perché ognuno calibra la propria azione, la propria attività al suo prato, al suo orticello. E dicevo che questo contesto culturale in cui la DIA ci ha fatto ritrovare ci impone anche un'altra domanda, perché la cultura di oggi, che spesso ci riporta alla classicità, Telamone, il gigante, l'argonauta, che cosa faceva nel passato? Reggeva le sorti del cielo, aveva una funzione specifica, aveva cioè la capacità di unire in una sorta di limbo dell'essere cielo e terra. Oggi rispetto al passato noi siamo capaci di nutrire speranza,
La classicità, il mito greco che qui è ampiamente diffuso, come si snodava? Perché c'era il sapere circolare. Il cerchio era considerato la figura mitica per eccellenza. Chi andava oltre le colonne d'Ercole, il sapere del tempo, la conoscenza del tempo, se la passava male. Icaro, che voleva volare, se la passò male. Giason lo stesso. E allora io credo che anche la nostra ricerca, una parola la deve, secondo me, porre al centro di ogni attenzione, che la contiguità tra il sacro e il criminale è un fenomeno che la letteratura oggi ci rassegna in maniera encomiabile, abbondante, fortemente evocativo come tema, ma c'è. Ma non basta che siano annunciati e enunciati i principi, perché una pluralità di soggetti istituzionali stanno facendo bene il loro lavoro, ma questi soggetti istituzionali cercano e devono farlo una sponda nelle comunità, che è una sponda culturale, non può essere diversamente, non ci sono altri sistemi, perché se noi ogni giorno leggiamo sulla stampa che vi sono migliaia e migliaia di azioni giudiziarie che pongono fine a determinate situazioni, ma poi il giorno dopo ne vediamo ancora altre, altre e altre ancora, significa che quel verminaio esiste, viene, c'è una buona seminagione negativa, e in cui il tema di oggi, cosa fa il credente? Perché il tema è questo. Il credente, come il non credente, quale possibilità oggi di scardinare attraverso la propria testimonianza cristiana o non cristiana un fenomeno che è radicato nel tempo e che ha visto tacitamente la coesistenza tra il sacro e il criminale? È stato evocato pochi minuti fa l'esperienza della Madonna di Polsi. Io ero presente per la prima volta, un ministro dell'interno, Minniti, fu portato, proprio condotto da me a Polsi. E qual era il tema del tempo al santuario di Polsi? Perché noi bonificassimo materialmente Polsi? No. Il tema era un altro. Quello era e rappresentava e rappresenta tuttora un paradigma culturale in cui la scissione tra sacro e il crimine doveva pur avvenire in maniera eclatante, con la presenza del ministro dell'interno, del procuratore della Repubblica, del procuratore nazionale antimafia, dell'arcivescovo di Catanzaro, presidente della conferenza episcopale Calabra e di tutte le altre autorità presenti. Perché? Perché raccontò non una narrazione, raccontò un evento in cui il precipitato storico di quella narrazione doveva essere un orizzonte in cui questa pacifica coesistenza doveva venire meno. E allora l'influenza della religione, ma io dico della comunità dei credenti, doveva essere forte, con questa grande capacità, in cui anche il vescovo di Lovere disse parole forti su questo argomento. Perché pubblicamente si disse: noi non dobbiamo più accettare contributi, come è stato detto qui. Perché a fronte di, soprattutto, della celebrazione di sacramenti, quali il battesimo o la confermazione, cosa accadeva sostanzialmente da parte di una certa classe dirigente locale malavitosa? Che l'oblazione immediata era la ristrutturazione della Chiesa. Questo deve avere non una capacità intellettiva di arginare il fenomeno, ma essere la comunità che, attraverso il controllo sociale che spesso manca, io devo avere la capacità, anche a costo di essere ineducato,
di non salutare il mafioso di turno, né offrire il caffè. Perché il mio credo, se tale è, il mio credo mi impone delle regole. Non posso fare di tutt'erba un fascio. Come per esempio, il clero non è chiamato, è chiamato senz'altro a fare un distinguo, perché è così, tra foro interno e foro esterno. Ma spesso il foro interno viene allargato a dismisura per essere silente. E questo non deve avvenire, perché un foro interno che si allarga a dismisura è compiacimento al mafioso che probabilmente regge quella comunità. Quindi è necessario che cada la connessione fra incultura, religione e crimine. Serve cioè un'opera di educazione che già Cicerone qua 2000 anni fa diceva. Perché la classicità oggi ci insegna qualcosa? Perché l'uomo è chiamato a obbedire al tempo, a seguire il proprio demone, deum sequi, a conoscere se stessi, senoscere, e a non eccedere in nulla, nihil nihilis. Cioè questa capacità di avere una struttura mentale che la religione può aiutare a rafforzare, a fortificare, e ad avere la capacità di guardare oltre e all'altro. Perché se non c'è questa capacità, noi non faremo nessuna influenza nei confronti di un argine alla criminalità. Quindi si è parlato di purificazione, di feste patronali, processioni, ma qual è allora l'idea nuova, cioè il cercare, dopo quello che si insegna? E che va individuato, va generato un modello antropologico, poiché nel fenomeno mafioso la religione è completamente priva di fede. Cioè i santini, gli altarini, le varie testimonianze non hanno nulla a che vedere con la fede, che non è una caratteristica soltanto del cristianesimo, ma di ogni religione. Perché l'uomo si distingue dal gregge perché tutti possono credere collettivamente in qualcosa, ma l'uomo riesce ad essere tale perché homo, humus, terreno, cioè nasce in lui l'idea che qualcosa può fare perché c'è questo rapporto diretto, ed è, come diceva Giobbe, la fede fiduciale. Cioè anche contro le sconfitte, contro ogni violenza, io resto al mio posto perché sono carico della mia fede fiduciale. Perché i mafiosi, è vero che si incontrano Bibbie, santini, rosari e quant'altro, ma è un armamentario religioso che non ha nulla a che vedere, è soltanto, come dire, una maschera che chiude ad una fede vera. E quindi il credente, dopo aver fatto analisi e anamnesi, è chiamato soprattutto a combattere le strutture del peccato, perché devono nascere nuove infrastrutture laiche, etico-morali, capaci cioè di essere certamente al centro della legalità, perché siamo in una repubblica e noi dobbiamo osservare le leggi. Ma come è stato già detto, in noi residua anche fortemente l'idea che la tensione morale, etica, va oltre la legalità. L'ecum è il giusto, la paideia. Un grande scrittore siciliano, Gesualdo Bufalini, premio Campiello, premio Strega,
nel suo malpensante diceva questo: solo negli atei sopravvive ogni giorno la passione per il divino. Che se soppesiamo queste parole rientra pienamente nelle nostre tematiche, perché la religiosità eccessiva priva di fede altro non è che un credere in qualcosa che non c'è, ed è il presupposto per consolidare il titolo di questo convegno. Ma si pone anche una questione spinosa, grande, cioè che la coesistenza serena e persino codificata tra sacro e criminalità spesso diventa, come dire, la giustificazione paradossale del delitto e dell'illegalità. E allora noi cosa dobbiamo attingere? Anche dalla Bibbia. Lapidaria è una frase che Isaia mette in bocca a Dio: non posso sopportare delitto e solennità. E quindi sembra Isaia, eccellenza, a che punto è la notte? Chiediamoci. Perché la religiosità dei mafiosi ignora totalmente il cuore della vera fede. Anzi, e credo che sia un'espressione nota, un mafioso a cui gli viene ordinato di commettere un delitto, cosa fa? Va da Santa Rosalia, prega perché la sua azione vada a buon fine e poi ritorna per ringraziare la santa per il buon fine dell'azione. Questa mistura, questa miscellanea tra sacro e crimine è qualcosa di abominevole. Non c'è nulla di religioso, nulla. Non c'è cioè la fede. Tra l'altro, è stato anche accennato, non solo in Italia, ma in tutta l'America Latina sussiste l'idea, sul modello della Vergine di Guadalupe, della cosiddetta Sacra Muerte. Cioè che è non solo legittimo, ma è che moralmente ineccepibile, secondo quella mentalità, procedere alla Sacra Muerte. Quindi degenerazioni blasfeme, idolatriche, qualcosa che è orripilante. E allora a maggior ragione che questo è il terreno su cui noi dobbiamo agire, vangare, diventando una spina nel fianco di ogni forma mafiosa. Progressi sono stati fatti, certamente, certamente. Guai se non dicessimo questo. Ma dobbiamo anche dire che molti vescovi, parroci nel passato, non osavano pronunciare quell'espressione che si è detta, la mafia, no. Ma altri ancora, addirittura, quando celebravano un funerale, il parroco nell'omelia che cosa diceva? C'è una giustizia divina a cui fa riferimento, cui non si può mai dire il falso, quasi abolendo quella terrena. Perché si giustificava anche quell'omicidio o quel tipo di persona. E quindi è vero che la mafia attinge alla tradizione religiosa una serie di aneddotiche e quant'altro, ma la mafia noi dobbiamo e possiamo sconfiggerla certamente con gli strumenti che lo Stato ha posto a disposizione negli anni, con il sangue dei martiri, dei magistrati, dei poliziotti, della società civile, certamente. Ma il sigillo del sacro in ogni azione mafiosa è un sigillo spesso inappuntabile, che resta, che tinge di sangue anche ciò che va tinto di sangue, purtroppo succede. E allora io credo che in questo mondo c'è una possibilità: la conversione. Perché allora noi siamo chiamati
attraverso la religione a rafforzare la lotta alla criminalità, alla mafia. Perché è vero, in tante comunità si dice spesso: sono nato in una famiglia mafiosa e sono etichettato. È vero, ma io dico che la conversione non può che essere pubblica. Pubblica. Non esistono sotterfugi in questo caso, come anche gli strumenti che la Chiesa Cattolica ha e che nel tempo si è sentita la voce, l'uditorio soffuso, cioè quello della scomunica. Oggi, al di là degli orizzonti che ascoltiamo, c'è l'urgenza di ascoltare una parola chiara sulla scomunica di qualche mafioso, perché è testimonianza di fede viva da parte della Chiesa, perché altrimenti noi non applicheremmo principi importanti che sono quelli dell'etica, della religiosità, della corresponsabilità, un dialogo cioè capace di saper leggere questi sistemi, perché, e si è detto all'inizio, ci sono le leggi positive, ma ci sono anche le leggi naturali. Il grande dibattito dell'antichità di Socrate, che osservava le leggi scritte, in opposizione ad Antigone, che osservava le leggi non scritte. Allora oggi noi siamo in un luogo a cielo aperto, dove ciascuno desidera incrociare il proprio logos in una sorta di dialogo collettivo, perché questo riuscirà a rafforzare la lotta alla mafia. Cioè questo bisogno di incrociare la trascendenza con l'immanenza, e in questa prospettiva si può scendere nella piazza della modernità secolare, che si intravedono i percorsi migliori per attivare, esercitare un'azione proficua. E allora, velocemente andando avanti, oggi a che punto siamo? Diceva Kierkegaard: non vorrei mai trovarmi nella posizione di una nave in cui dalla voce del comandante non si sente più dire quale rotta faremo, ma ciò che mangeremo domani. Perché questo spesso può accadere. C'è l'uomo che diventa privo di una prospettiva concreta e basarsi su ciò che accade fra un minuto, cioè la possibilità, la necessità di intravedere un futuro attraverso una posizione e un orizzonte in cui c'è una visione di comunità, una visione non di secolarizzazione, ma una visione in cui la comunità che respira dialogo e diventa anche come credente, come comunità, di avere questa capacità di rafforzare il proprio spirito per combattere e contrastare l'illegalità. Io sono certo che anche questo convegno oggi, proprio per aver acceso le tante forze in campo, avrà un eco nel futuro, e sta a noi tirare le fila di questo futuro. Elio Vittorino, un altro grande siciliano, nella conversazione in Sicilia diceva, e vi lascio con questa espressione: non ogni uomo è uomo, uno perseguita e uno è perseguitato, e genere umano non è tutto genere umano, ma quello soltanto del perseguitato, dell'affamato, della vittima, dell'ucciso. Grazie. Grazie al prefetto di Bari, la parola all'arcivescovo di Agrigento, don Alessandro Damiano. Una domanda prima di dare il microfono: a che punto siamo? Domanda, chiedi, il giorno viene, risponderebbe Isaia alla citazione che ci ha ricordato il dottore di Bari.
Un cordiale saluto a tutti, un ringraziamento a chi mi ha preceduto, che veramente ci ha fatto respirare con i polmoni aperti. In questo periodo avere i polmoni aperti, dico, ce lo spieghiamo sempre tutti. A questo punto a me non rimane che cogliere delle possibili sintesi, perché conclusioni qui non penso che ne possiamo fare. Conclusioni. Una non so se chiamarla provocazione, si è detto, insistito molto sulle mafie che utilizzano la religione, e questo è fuori di dubbio. Ma io mi spingerei un passo oltre, e cioè che la mafia si presenta come religione. Non solo utilizza la religione, ma si presenta come religione, avendo seguaci, adepti, affiliati, con una struttura ben precisa, non solo nella mafia Cosa Nostra e tutte le altre sigle che ne seguono sul territorio italiano, dell'Italia meridionale, ma anche è stato fatto riferimento alle mafie africane. Si presentano come una religione, e questo è un fatto pericoloso che ancora, a mio avviso, deve essere esplorato, non solo dal punto di vista della DIA, ma dal punto di vista della Pontificia Accademia e dal punto di vista antropologico. La mafia, a mio avviso, si presenta come una religione. E allora è importante, dico una cosa piccola, a cui tengo però, è importante che veramente si stia sempre vigili, attenti a combattere il mafioso che può essere in noi. Spero di non scandalizzare. Però questa attenzione deve rimanere vigile e dobbiamo trasmetterla. Dobbiamo trasmetterla. Ripeto, una cosa piccola, ma se riflettiamo, se guardiamo le nostre strade, i nostri quartieri, qui ad Agrigento, ma un po' dappertutto, quante volte distinto si assumono atteggiamenti tipicamente mafiosi, quelle piccole raccomandazioni, favoritismi che spuntano a volte nel nostro agire, no? Ma questo nutre la religione mafiosa. Ma voglio chiudere con due punti di riferimento che mi sembra possono mettere insieme tutto quello che è stato condiviso, veramente molto ricco. E in primo luogo la coscienza, tanto quella individuale quanto quella collettiva. Nella coscienza si decidono le sorti della storia e di conseguenza le azioni, sia quelle dei singoli che quelle dei gruppi, che di fatto ne ordiscono ogni giorno la trama e ne segnano a lungo corso il destino. E dunque sulla formazione delle coscienze e sull'attivazione di buone prassi che insieme siamo chiamati a operare per ridare dignità e prospettive a questo territorio così come a tutta la società. E questo della coscienza mi sembra veramente un filo conduttore che mette insieme tutti gli interventi che mi hanno preceduto.
e su l'uno e l'altro versante, quello dei singoli e dei gruppi, c'è un campo comune sul quale innestare la sinergia tra le religioni, la comunità civile, e quella ecclesiale, che è la giustizia. È stata richiamata già, è stato richiamato tutto, che è la giustizia. A tale riguardo il Vangelo ci consegna una duplice beatitudine. La tavola delle beatitudini ci offre tanti punti di riflessione e di azione, perché a me piace leggere le beatitudini non come a volte può accadere un pio desiderio, ma come principio di azione. E allora ci consegna una duplice beatitudine, quella di coloro che di giustizia hanno fame e sete, e quella di coloro che per essa sono perseguitati. E ripeto, non sono più desideri avere fame e sete della giustizia, ma un principio di azione, ciascuno nella propria condizione, ciascuno per le proprie attività. Così come quella dei perseguitati. Comunque la prima ci rimanda alla sfera privata, quella della coscienza, dicevamo, e tocca le corde più nascoste del desiderio. La giustizia va innanzitutto riconosciuta come valore e in quanto tale va ricercata come bene primario da cui tutti gli altri derivano. Non c'è pace senza giustizia, non c'è giustizia senza perdono, ha scritto Giovanni Paolo II nel maggio per la 35ª giornata mondiale della pace, il 1 maggio del 2002, subito dopo i drammatici fatti dell'11 settembre 2001, che hanno inciso profondamente sulla cultura del nostro paese. La seconda beatitudine, quella dei perseguitati a causa della giustizia, chiama in causa la sfera pubblica, quella delle buone prassi, dicevamo, e implica il risvolto del desiderio sociale di giustizia, a cui ogni uomo e ogni donna vanno educati, nessuno escluso, di una educazione costante. Essere perseguitati per la giustizia vuol dire infatti assumerla come regola di vita, fino al punto di diventare segno di contraddizione, a imitazione di Gesù, il giusto perseguitato. Irreprensibili e puri figli di Dio innocenti, scrive San Paolo, in mezzo a una generazione malvagia e perversa, nella quale dobbiamo risplendere come astri del mondo, e lo salda la parola di vita. Siamo ad Agrigento, la nostra Sicilia vanta una folta schiera di eroi e di santi, il più delle volte sconosciuti e nascosti. Ma due che abbiamo richiamato, che sono stati richiamati prima, il parroco di Brancaccio, Don Pino Puglisi, il giudice di Agrigento, Rosario Angelo Di Vatino, esempi concreti, vicini a noi, perché quando gli esempi sono distanti sbiadiscono un po'. Questi sono molto vicini a noi, molti dei presenti li hanno conosciuti, li hanno incontrati, sono stati con loro. Perseguitati a causa della giustizia, in modo diverso, in ambiti diversi, accomunati dalla stessa testimonianza di fede all'interno delle religioni. Pur nella specificità della loro vocazione e della loro missione, manifestano la fecondità del Vangelo, la tavola delle beatitudini come principi di azione, dicevo, radicato nel vissuto umano e sociale, che diventa strumento efficace di un riscatto altrimenti impossibile.
Ecco, io mi fermo, perché se al dottore Patronaggio era stata già tolta il 50% del suo intervento, a me arrivato a questo è stato tutto il 100%. Però veramente abbiamo respirato a pieni polmoni, con una disamina e delle provocazioni, degli indirizzi che adesso aspettano ecco, di trovare poi concretezza nelle scelte delle singole realtà, ciascuno nella propria misura. E quindi, cioè, siamo qui a consegnarvi comunque la testimonianza martiriale di questi due beati, Pino Puglisi e Rosario Livatino, e di sollecitare così un'azione congiunta della comunità civile ed ecclesiale nel dialogo con le altre religioni, sempre più sistematica e organica, continuativa e capillare. È stato richiamato la questione dei funerali dei mafiosi. E in questo ci vuole una grande collaborazione e una grande sinergia tra prefetture, questure e diocesi, ad Agrigento come su tutto il territorio nazionale, perché non si può rimanere soli. Chi rimane solo, sappiamo bene, c'è un elenco lungo che ci dice che sono esposti alla violenza fino alla morte. Quindi guardiamo questo orizzonte che ha un'espressione, il bene comune. Ecco, il bene comune. E veramente, se tutti vogliamo concorrere al bene comune, veramente ciascuno può fare cose diverse, perché tutte convergono su questa meta. Allora, un'opera incessante di formazione delle coscienze, di attivazione di buone pratiche, possono rinnovare il volto della nostra terra e il senso della storia, indicare un cammino. Grazie. E allora, siamo in chiusura e siamo anche ai ringraziamenti, però prima di andarcene, invito il direttore della DIA ad avvicinarsi a quel quadro, perché il maestro Francesco Toraldo, che l'ha realizzato, sì, maestro, che lo, perfetto, ha deciso di donare questo quadro che ha un nome che si chiama Identità Antimafia, realizzato dal maestro di fama veramente internazionale Francesco Toraldo. Adesso siamo ai saluti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie al direttore. Grazie ai relatori. Grazie alle autorità e ai presenti.